Vittorio Brumotti sulla vetta della Campania. Il noto sportivo ed inviato di Striscia la Notizia ieri sera è stato a Sanza sul Monte Cervati con la sua inseparabile bicicletta, con la quale ha dato vita ad uno spettacolo suggestivo ed adrenalinico. Il funambolico Brumotti quest'estate ha scoperto l'Italia dei borghi del cuore partecipando ad un viaggio di 1600 km organizzato dal FAI. Ora testimonial del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diana ed Alburni, è in giro per il Cilento per conoscere uno dei parchi più importanti d'Europa. Sulla vetta del Cervati a Sanza, accompagnato dal sindaco Vittorio Esposito e dall'amministrazione comunale insieme ai soci CAE di Sanza, ha saltato da una roccia all'altra con evoluzioni mozzafiato al limite dell'incredibile. Un luogo unico, questo, ha affermato, una bellezza sconvolgente. Spero che la mia presenza possa contribuire a farlo conoscere nel mondo. Spero un giorno di poter vedere qui giapponesi, cinesi, americani che godono di questo paesaggio straordinario. Soddisfatto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, per questo piacevole incontro. Ci ha fatto preoccupare e non poco nel vederlo sugli spuntoni di roccia a picco nel vuoto con le sue giravolte in sella alla bici. Siamo stati per oltre 2 ore con il fiato sospeso. È incredibile la sua determinazione ma anche la sua semplicità. Davvero una gran bella persona. Lo aspettiamo anche in futuro per fargli conoscere tanto altro del nostro territorio. Mi piace ricordare e ringraziare pubblicamente, aggiunge il primo cittadino di Sanza, il presidente del parco Tommaso Pellegrini ed il direttore Romano Gregorio per questa idea di affidare a Vittorio Brumotti la promozione dell'area protetta.